Buongiorno da Teletruria, benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di questo martedì 5 di aprile. Sono ancora le foto raccapriccianti di Bucha, quelle che troviamo nella prima pagina della Repubblica. Mattatoio Putin, questo è il titolo della fotonotizia che ritrae le fosse comuni, le esecuzioni, le camere di tortura e gli stupri. A Bucha si moltiplicano, si legge nella didascalia della foto le testimonianze sulle brutalità degli invasori. Biden chiede che venga processato lo zar per crimini di guerra e Lavrov invece che replica. Sono tutte invenzioni, gli americani non hanno la coscienza pulita. Poi, nonostante le atrocità e le disfatte, però in Russia il consenso per il Cremlino cresce dell'83%, la manipolazione e il terrore, il presidente russo vince comunque la battaglia in patria, si legge nell'articolo all'interno. Per Lev Gudkov, che è del centro Levada, il centro di sondaggi indipendente, la propaganda unita alla repressione è andata a segno. La popolarità infatti di Putin per ora è in salita e sempre più gente sostiene l'offensiva in Ucraina, le cose cambieranno, dice Gudkov, quando la popolazione però inizierà ad avvertire l'effetto delle sanzioni. Ci sono poi i commenti a queste atrocità, le analisi all'interno, il commento "non chiudere gli occhi è un dovere" di Michele Serra e la debolezza russa che ora fa paura invece di Marta Dassù. Si parla ancora in prima pagina, anche oggi, sulla Repubblica dell'esito del voto in Ungheria con Orban e il dilemma dell'Unione Europea. E poi c'è anche il caso Cucchi, fu omicidio, condanna a 12 anni per i due carabinieri. Da sempre la sorella Ilaria Cucchi chiede giustizia per il fratello Stefano. Arriva la condanna definitiva per due carabinieri. Stefano Cucchi è stato ucciso di botte, così la Cassazione, che dice omicidio preterintenzionale per Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo, anche se c'è stato uno sconto di pena da 13 a 12 anni. Comunque Ilaria Cucchi commenta finalmente giustizia. Vi segnalo soltanto un articolo all'interno della Repubblica questa mattina che riguarda gli Uffizi, che sono il primo museo d'Italia. L'effetto Ferragni batte il Colosseo. Questo è il titolo. Nell'anno del Covid tutti hanno perso visitatori. Firenze invece supera Roma con 14 nuove sale, puntando sull'interesse della generazione Z. E Eike Schmidt, che dice: i giovani sono cresciuti del 42% grazie a mostre e social. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui le foto inquietanti di quanto è successo a Bucha. La guerra in Europa, processate il criminale Putin, è l'apertura del Corriere della Sera con Biden che accusa Zelensky, che va a Bucha e dice macellai. Le foto che svelano le bugie. L'Italia è pronta a espellere intanto i diplomatici russi. Volevo segnalarvi nella prima del Corriere della Sera l'articolo di fondo di Paolo Giordano, Oltre la nebbia. Sembra che nessuno abbia il coraggio di dire che l'invasione dell'Ucraina rappresenta il fallimento della pace basata sulla deterrenza nucleare, scrive Paolo Giordano. O forse non l'ho sentito dire io. Il principio della deterrenza ha funzionato per quasi 80 anni, e 80 anni sono un tempo breve o lungo a seconda di come lo si guarda, ma il principio della deterrenza ha sempre funzionato fino a prova contraria. Ora la prova contraria è arrivata e si chiama Ucraina. Prima nel Corriere della Sera, anche qui la notizia: omicidio Cucchi, condanna a 12 anni per due carabinieri. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale La Nazione, che nella fotonotizia cita Primo Levi. Se questo è un uomo, è il
titolo con la strage di Bucha e Biden che accusa Putin criminale va processato. Intanto sul no al gas russo l'Europa si divide e Berlino frena le nuove sanzioni. La strage di Bucha non smuove l'Unione Europea che è divisa sull'embargo del gas. Pesano i veti tedesco e austriaco, ma oltre 200 europarlamentari chiedono però misure più radicali. Andiamo alle cronache locali e questa mattina lo facciamo con Luca Serafini, redattore del Corriere di Arezzo. Buongiorno Luca. Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti. Allora, vediamo la prima pagina del Corriere di Arezzo. Luca, il titolo è chiesti 33 milioni a Piero Mancini. Sì, abbiamo aperto con questa notizia rilevante per il territorio aretino. CIET è stata una eccellenza dal punto di vista industriale, centinaia di posti di lavoro. Mancini, un imprenditore al quale poi sono legate anche le sorti calcistiche dell'Arezzo. Ieri c'è stato un'udienza molto importante nella quale la parte civile, appunto, e noi lo sottolineiamo nell'apertura del nostro giornale, ha chiesto addirittura 33 milioni di euro di risarcimento per le condotte che vengono contestate all'imprenditore. Mancini ieri non era come di suo solito in aula perché nei giorni scorsi ha avuto un problema di salute che ha richiesto degli accertamenti clinici e per questo ieri non era in aula. Ci sarà invece il 2 di maggio, quando è prevista appunto la sua difesa, parlerà il suo avvocato, ma parlerà anche lui per spiegare quello che è avvenuto in quella fase traumatica di crisi di CIET con tutto quello che ne è conseguito e lo stesso 2 maggio dovrebbe esserci poi la sentenza. Quindi ecco, noi sappiamo che sono stati chiesti 5 anni di reclusione per Mancini, la cui difesa ha delle argomentazioni forti, importanti per contrastare quella che è la teoria dell'accusa, e cioè che ci sia stata nel corso degli anni una dissipazione del patrimonio aziendale. L'imprenditore in realtà sostiene che a causa di tutta una serie di avversità, stava cercando di arginare i problemi e di salvare i posti di lavoro. Vedremo come andrà a finire. Senti Luca, la fotonotizia E per quanto racconta. riguarda poi il nostro giornale, oltre questa notizia abbiamo. Sì, dimmi. Racconta la storia, appunto, che si vede nella fotonotizia della prima pagina di Maurizio Vezzosi. Chi è Maurizio Vezzosi? Ecco, legata alla stretta attualità della guerra in Ucraina, che stiamo seguendo tutti in questi giorni, abbiamo deciso di fare un focus su un aretino che sta vivendo proprio sulla pelle, dal vivo, e sta raccontando quello che avviene a Mariupol e nelle altre località assediate dai russi. È Maurizio Vezzosi, 32 anni, casentinese, è un giornalista freelance che sta in questi giorni facendo dei servizi, dei reportage che vengono anche poi trasmessi da testate televisive nazionali. È stato ospite anche di alcuni di questi programmi di approfondimento, e quello che contraddistingue i servizi di Vezzosi è il taglio piuttosto critico che lui dà, perché ecco, mette in luce anche quelle che sono, diciamo, le posizioni di malcontento che vi sarebbero tra la popolazione ucraina nei riguardi del presidente Zelensky. Quindi il mancato tentativo di addivenire veramente ad un accordo con la parte russa. E quindi ecco, ha fatto discutere, ci sono stati anche momenti di tensione negli studi televisivi dove è stato ospitato Vezzosi, ha documentato, infatti andando con il microfono in giro tra la gente, posizioni piuttosto polemiche verso Zelensky, oltre a mostrare foto terribili, in particolare una di una donna a Mariupol che è stata uccisa dopo essere stata sottoposta a torture. Quindi questo giovane aretino che si trova a raccontare la guerra
come freelance in Ucraina e noi raccontiamo di lui. Ecco, c'è per concludere anche una notizia, se vogliamo, curiosa o comunque qualcuno diciamo che la lega ad una delle possibili conseguenze di quanto sta accadendo in Ucraina. Orti in affitto sold out è l'ultima tendenza, Luca. Diciamo sì, è un segno dei tempi che abbiamo colto su Arezzo, nella zona degli Archi, la Torre di Gnicche, il territorio è quello dove è andato tutto esaurito, lo spazio messo a disposizione dalla Fabbrica del Sole, parla nel nostro giornale l'amministratore Emiliano Cecchini, un po' per l'effetto Covid che ha fatto riscoprire poi dopo la voglia di natura di stare all'aria aperta, e poi anche l'aspetto guerra, la crisi, il fatto di potersi produrre qualcosa per la propria alimentazione, fai da te, il gusto della terra. Ecco, 30 appezzamenti di terreno, tutti quanti dati in affitto a famiglie oppure persone, anziani ma anche giovani, che si dilettano con l'orto, una riscoperta che appunto ci fa riflettere. Bene, grazie a Luca Serafini di essere stato con noi grazie questa mattina, grazie, ciao, buon lavoro. Noi continuiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie delle prime pagine nel quotidiano locale La Nazione di Arezzo, che apre su Pecorelli, l'ex imprenditore. Ecco, i sacchi del tesoro, si fa un selfie davanti ai sacchi del tesoro, dice lui, ma resta comunque l'enigma e l'interrogativo dei magistrati albanesi. Su questo vi segnalo anche il fondo di Erika Pontini, Resa dei conti, è il tempo della verità, il mistero di un uomo normale. La fotonotizia dedicata ai vaccini e ai test si cambia, così riparte il servizio, le sedi, gli orari e anche chi ha diritto ai tamponi gratis. Sempre riguardo la nostra salute, la sanità, visite d'analisi, luci e ombre sui tempi di attesa, bene oncologia e gastroenterologia, tiene la cardiologia, ma tempi lunghi, si legge nell'articolo all'interno, per un appuntamento dall'otorino, in 15 giorni lo hanno chiesto in 500. In taglio alto la cronaca con l'incendio avvenuto ieri in una casa. È grave, i vicini saltano la finestra, salvano un quarantenne, un uomo di 43 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi per le conseguenze di una intossicazione da fumo. Poi ancora volevo segnalarvi le brevi in taglio basso, grazie all'oro aretino vola l'export toscano, è il monitor dei distretti che traccia il bilancio di un anno. Si torna a parlare degli Uffizi anche sulla prima pagina della Nazione di Arezzo. È Bartolomeo della Gatta in 500.000 agli Uffizi, questo appunto la notizia che si lega al successo del Museo Fiorentino, della Galleria Fiorentina, che abbiamo visto anche sulla Repubblica. Andiamo alla testata giornalistica online Arezzo Notizie. Le spese per i carburanti e i combustibili, il comune di Arezzo è efficiente e si parla della classifica toscana. Anche nell'home page di Arezzo Notizie, l'incendio nell'abitazione di ieri, intossicato un uomo di 43 anni, trovato incosciente. E poi la guerra ai rincari, la spesa è un salasso, pane, verdura, olio di semi, la top 10 degli aumenti. Torniamo al Corriere della Sera, ma all'edizione fiorentina, in prima pagina la fotonotizia che ritrae due bambini ucraini, perché nel reportage si parla proprio delle storie di un gruppo di profughi ucraini arrivati a Firenze, la fuga senza valigia, la vita di prima nelle cose piccole.
articoli. A centropagina la guerra e il PD toscano che si spacca. Dalla Toscana la fronda del PD contro Letta, che chiede di non aumentare le spese militari. È l'appello che viene lanciato da Vannino Chiti, firmato anche da Enrico Rossi e da Claudio Martini. A Pistoia intanto l'ex vice sindaca Daniela Belliti lascia il partito. I promotori dell'appello sono contro le spese militari, contro l'aumento del 2% del PIL chiesto dalla NATO, votato pressoché all'unanimità dal Parlamento. Non è solo eticamente inaccettabile, dicono, ma anche politicamente sbagliato. L'obiettivo, secondo i promotori, è quello di realizzare forze militari europee e non incrementare le spese nazionali. Poi nella prima pagina Renzi, che va in tribunale, dice è un'inchiesta scandalosa. Il duro attacco di Matteo Renzi in tribunale per la prima udienza preliminare sull'inchiesta Open. I PM fiorentini vanno processati, dice. Passiamo alla prima pagina della Repubblica di Firenze. Qui ritroviamo gli Uffizi, primi in Italia, con gli alberghi prenotati al 94% per i giorni di Pasqua, e il direttore delle Gallerie Schmidt che dice: i social ci hanno portato tanti giovani e le cascine saranno sorvegliate dagli eredi dei Guelfi. Poi i dettagli ovviamente all'interno. Sulla sicurezza, per quanto riguarda la città di Firenze, la ministra manda 38 agenti di rinforzo, arrivano anche gli steward. L'annuncio di Lamorgese dopo le richieste del sindaco di Firenze Nardella: nelle piazze della Movida anche personale pagato da comune e camera di commercio. Arrivano i rinforzi dal Viminale, ma non sono gli 80-100 agenti che aveva chiesto il sindaco di Firenze. Per il momento si tratta di 38 nuove unità di personale di polizia. Anche nella prima pagina della Repubblica di Firenze, l'accoglienza dei profughi e rifugiati ucraini, tante le offerte di lavoro. L'articolo di Valeria Strambi: c'è chi si propone come receptionist in albergo, scrive, come aiuto cuoco, cuoco al ristorante o cameriere nei locali, ma c'è anche chi offre di assistere gli anziani nel ruolo di badante, chi ha competenze da infermiere, chi vorrebbe continuare a fare il medico come avveniva prima di essere costretto a fuggire a causa della guerra. Il numero di profughi ucraini arrivati in Toscana sfiora ormai quota 8.000, e accanto alla fase della prima accoglienza sta iniziando a prendere piede anche quella dedicata agli inserimenti lavorativi. La regione si è già attivata per far incontrare più facilmente la domanda e l'offerta e ha aperto un canale diretto con i centri per l'impiego. C'è una storia curiosa poi che riguarda anche il Mare dei Ricordi ad Antignano, con i sassi con dedica, e c'è spazio anche per lo sport nella prima pagina della Repubblica di Firenze. Le 10 bellezze al Franco, la Serie d'Oro in casa viola. Ecco, questa la prima pagina della Repubblica di Firenze. C'è ancora tempo per segnalarvi un appuntamento che è previsto questa sera da Bologna, con un concerto che riguarda appunto anche quanto sta succedendo in Europa con la guerra in Ucraina. E la piazza Maggiore di Bologna sarà il palcoscenico di un concerto per la pace, dove saliranno anche artisti aretini, e quindi questo vi invito anche a seguirlo. Per quanto riguarda la rassegna stampa di questo martedì 5 di aprile è tutto. A voi l'augurio di una buona giornata.